Bentornati ad un appuntamento di Conto su di te, questo contenitore informativo che vi porta nel mondo della finanza, del risparmio, delle banche in collaborazione con UbiBanca. Questa settimana abbiamo, diciamo, un argomento, se vogliamo, davvero del tutto nuovo, perché entriamo proprio in quella che è la rivoluzione digitale che ormai ovviamente hanno messo in atto le banche di oggi. Ecco, fra breve conosceremo anche quella che è la figura dell'assistente digitale che potrete trovare nelle filiali di UbiBanca, ma volevo chiedere al dottor Luca Scassellati, che è di nuovo qua con noi, lo ringraziamo per questo, che cos'è l'approccio multicanale? Ecco, che già detta così un po' spaventa, quindi. È ovvio che tutte le banche, e anche una banca molto attenta al territorio come UbiBanca, non possono non tener conto di un processo ineludibile per quanto riguarda appunto i scenari futuri, i scenari commerciali, che è quello appunto della digitalizzazione. Però è altrettanto vero che fondamentalmente vogliamo mantenere uno stretto rapporto con la clientela, no? E quindi vogliamo utilizzare la parte fisica della relazione con la clientela che è rappresentata dalle filiali e in più mettere a disposizione, integrare questo tipo di attività con una serie di ulteriori canali appunto che possono in qualche modo interagire con il cliente. Quindi tutto quello che fa parte un po' della nostra quotidianità, dal punto di vista gli ATM, gli SMS, tutti quelli i social e anche in qualche modo integrare questa attività con dei processi digitali che sono sempre più coerenti con quello che appunto il mercato offre. Quindi l'approccio multicanale è in qualche modo cercare di facilitare la relazione col cliente, anche perché il cliente molto spesso è sempre più impegnato, è sempre più Certo. sottoposto a stress quotidiani, però dare la possibilità al cliente di andare in filiale, dove troveranno ambienti sempre più accoglienti, ma al tempo stesso utilizzare tutto il nostro supporto informativo affinché uno, se vuole fare un'operazione a mezzanotte da casa, la può fare tranquillamente. Ecco, però per imparare questa operazione sicuramente ci sarà una sorta di, chiamiamola anche formazione, no? Del cliente, perché poi non è che possiamo arrivare lì e, come dire, dare per assunte tutte queste modalità. Voi avete creato proprio questa figura di questo assistente digitale La per volontà è stata farlo. proprio quella di accompagnare, quindi, questo percorso verso la digitalizzazione, non mettendo a disposizione soltanto i prodotti della clientela alla clientela, oppure in qualche modo veramente il supporto informativo in senso lato. No, la volontà è stata quella di creare una figura di riferimento sulle filiali strutturate, questi assistenti digitali, che hanno un tablet a loro disposizione e accompagnano la clientela verso quelle che sono le operazioni più basiche, fare un bonifico, fare un versamento, pagare un F24, pagare delle bollette, delle utenze. Quindi l'assistente digitale in filiale veramente fa da coach Sì. al cliente affinché il cliente possa essere facilitato nella fase successiva a farsi queste operazioni da casa senza il minimo problema e senza alcuna difficoltà. È un po' un'alfabetizzazione digitale in versione, no? In versione bancaria. Allora, conosciamo con questo primo contributo filmato l'assistente digitale, però fisica, perché non è una chat o una mail a cui rispondere, è proprio appunto una figura all'interno della banca che voi potrete trovare. Sentiamo. La sicurezza e l'innovazione dei servizi digitali di UbiBanca stanno soddisfacendo pienamente sia le esigenze della clientela che si approccia inizialmente all'utilizzo dell'internet banking, ma anche le aspettative dei clienti che abitualmente li utilizzano. Insieme ad un layout innovativo, semplice e guidato che caratterizza fortemente le nostre applicazioni, ai nostri clienti viene offerto un importante supporto da parte di figure reali, veri consulenti specializzati presenti nelle varie filiali. La consulenza digitale praticamente si svolge su postazioni dedicate. Qui abbiamo un esempio di una postazione digital, fornita di un PC portatile, di un tablet per l'acquisizione della firma, e di un tablet demo e ad anche d'utilizzo del cliente. Qui, appunto, il cliente, affiancato da un assistente, viene invitato ad accedere agli applicativi e ad eseguire le operazioni attraverso l'accesso sia al sito web, ma anche attraverso l'app da scaricare sui propri dispositivi mobili. Allora, l'abbiamo conosciuta, la sentiremo poi anche nel proseguo della nostra trasmissione, ma c'è un'altra novità. All'interno di quello che è diciamo, il cuore pulsante di UbiBanca, quindi la sede di Via Calamandrei, c'è questo Test Factory. Che cos'è? Allora, il Test Factory ha la volontà, la strategia e anche in qualche modo la finalità di accompagnare
di validare i processi informativi che sono stati già immessi nell'ambito della clientela, ma anche sia nei confronti del cliente esterno, quindi la clientela pura, ma anche i clienti interni, quindi i colleghi. E quindi questa test factory ha la finalità appunto di validare questi processi informativi affinché siano coerenti con gli standard che sono in qualche modo ci vengono sottoposti quotidianamente dall'Unione Europea. Quindi è la volontà di UbiBanca di essere molto attenta al territorio, creare dei veri e propri centri di competenza che in qualche modo favoriscono anche un reinserimento, una riqualificazione del personale rispetto al passato. Il test factory va proprio in questa specifica direzione. E quindi insomma sarà anche per voi appunto un buon termometro, no? Per capire tutte queste novità, come diciamo si integrano anche fra di loro. Sono processi molto complessi, la banca investe in tecnologia circa 20 milioni l'anno, perlomeno a livello del bilancio 2018 nell'information technology abbiamo investito 20 milioni. È chiaro che sono processi che devono in qualche modo rispettare degli standard qualitativi molto elevati affinché ci siano appunto presupposti di estrema sicurezza per tutti. Quindi la qualità di questi processi nei confronti del cliente esterno e nei confronti del cliente interno viene a volte, molto spesso, appunto validata da questa test factory che abbiamo la possibilità di avere qui da Arezzo. Allora, sentiamo di nuovo l'assistente digitale, che lo ricordiamo è proprio una persona fisica all'interno delle filiali, insomma, che UbiBanca ha scelto di mettere a disposizione dei propri clienti, che ci porta, diciamo, con un altro passettino, insomma, quello che è appunto questo mondo. Ecco, nello specifico come si svolge il ruolo dell'assistente digitale di UbiBanca? Dunque, noi assistenti principalmente accogliamo tutti i clienti che si recano in filiale per eseguire le operazioni di sportello e nell'attesa del loro praticamente turno illustriamo la possibilità di poter effettuare le stesse operazioni sia tramite l'internet banking ma anche attraverso l'utilizzo delle casse automatiche. Infatti UbiBanca sta sviluppando appunto i servizi digitali nell'ottica di servire il cliente in maniera sempre più completa, e a questo concorre anche appunto l'installazione di casse automatiche su diverse filiali. Praticamente attraverso le casse automatiche si potranno effettuare sia le operazioni eseguibili da internet banking ma anche quelle allo sportello, ed anche le operazioni di prelievo e di versamenti di contanti e di assegni. Allora, abbiamo insomma cercato di accompagnare chi ci ha seguito in questo percorso, quello che materialmente poi verrà fatto all'interno della banca. Quindi abbiamo visto questo secondo servizio. Ecco, nel terzo l'assistente digitale ci spiegherà quali sono i vantaggi di poter utilizzare anche questi sistemi, perché ecco, c'è un po' di rifiuto secondo lei da questo punto di vista, insomma, diventare digitali a tutti gli effetti anche per i servizi bancari? Siamo un po' in ritardo rispetto agli standard europei, ma è altrettanto vero che 10 anni fa non avevamo un utilizzo così corrente degli smartphone, dei tablet, e Amazon probabilmente nessuno lo conosceva, e quindi siamo di fronte a un processo ineludibile. Anche il sistema bancario sta adeguandosi verso questi standard che sono in qualche modo saranno sempre più presenti nella nostra quotidianità. Noi corriamo sempre di più, i clienti che approcceranno questo processo di digitalizzazione avranno dei costi inferiori per quanto riguarda la gestione, questo è importante ricordarlo, avranno sicuramente dei costi inferiori per quanto riguarda la gestione dei propri rapporti, e soprattutto c'è la possibilità per tutti di avere la banca a disposizione 24 ore su 24. Sentiamoci quest'ultimo passettino, ecco, per raggiungere questo obiettivo. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei servizi digitali? Principalmente i vantaggi si traducono in un risparmio di tempo. Infatti il cliente, per eseguire le operazioni correnti, tipo i bonifici, i pagamenti, oppure semplicemente per visualizzare i movimenti del proprio conto, non deve necessariamente recarsi in filiale. Ha a disposizione una banca aperta tutto il giorno, quindi 24 ore su 24, ma questo anche dall'estero e nei giorni festivi. C'è da dire che il maggiore vantaggio è quello di avere un'alternativa allo sportello, cioè il cliente può scegliere di recarsi in filiale oppure di eseguire le operazioni comodamente in autonomia e sicurezza. Ecco, chiudiamo con una vera e propria novità. Ecco, che tipo di lavoro state facendo per alcune specifiche filiali del territorio, in questo caso del territorio aretino ovviamente?
Vogliamo rendere sempre più le filiali appunto coerenti con il nostro modello di servizio, appunto con la multicanalità della quale dicevamo prima. Le filiali dovranno essere sempre più accoglienti, dovranno essere sempre più funzionali all'integrazione appunto del digitale all'interno della nostra attività quotidiana. E in filiale saranno presenti delle casse assistite che molto probabilmente consentiranno di effettuare le operazioni proprio in maniera automatica, in maniera proprio self, e potranno permettere a gran parte del personale di dedicarsi a quello che fondamentalmente è la parte più importante, la consulenza, perché tutti quanti noi abbiamo esigenza di essere consulenziati sulla parte finanziaria, sulla parte delle coperture assicurative, in tutto quello che è lo scibile quotidiano della nostra appunto quotidianità. Quindi le nostre filiali avranno un layout che sarà sempre più rispondente a queste necessità. E anche questo qui è un investimento particolarmente importante per la banca. Nella provincia di Arezzo saremo prossimi alla conclusione dei lavori su tre filiali, Arezzo via Montefalco, Arezzo via Dal Borro e a Bibbiena Stazione, e questo nuovo layout appunto ci consentirà di essere molto al passo con i tempi per quanto riguarda l'offerta di servizio evoluta nei confronti della clientela. Bene, noi siamo entrati in un mondo sì conosciuto, ma forse neanche più di tanto, invece attraverso questi tre piccoli passi insomma abbiamo capito come diventare appunto ecco, digitali a tutti gli effetti anche per i servizi bancari. Grazie al dottor Luca Scassellati e come sempre l'appuntamento con Conto su di te è alla prossima settimana. Arrivederci.